Salve cari amiche ed amici, dopo circa una settimana più o meno, oggi sabato 18 novembre 2016, vi faccio questo video alla vigilia di un importantissimo referendum al quale non potrete mancare di andare a votare, perché non è che si annulla se non si raggiunge il quorum. Quindi se vanno 10 persone e 6 votano sì, si cambia la Costituzione. Ma si cambia in peggio, perché nel nostro paese ultimamente non sono mai successe cose meglio. Ma vi rendete conto che il nuovo che avanza non è il nuovo che non arretra, non è il nuovo che va in avanti e che si rinnova rinnovando, ma letteralmente è il nuovo che è avanzato dal vecchio. Molti politici italiani sono il riciclato dei vecchi partiti politici e dei vecchi politici e delle vecchie politiche del passato. Quindi il pentapartito della Prima Repubblica si è riciclato nella bipolarità in tutti i sensi della Seconda Repubblica, e adesso che staremo ad una Terza Repubblica c'è il riciclato della vecchia classe dirigente della Prima e della Seconda Repubblica in questa Terza Repubblica. Quindi, a parte il fatto, come dice Paolo Bernard, che non ce me ne può fregare un cazzo se passa il sì o passa il no, perché tanto da Lisbona e da Maastricht la Unione Europea è più sovrana in Italia che la stessa Costituzione italiana. Però, se passa il sì, ci asserviamo ulteriormente al Parlamento di Bruxelles. Quindi dove dobbiamo andare, o dove vogliamo andare, con questa classe politica e dirigente riciclata dal peggio che abbiamo avuto? Dove vogliamo andare? Votando sì, vogliamo andare alla deriva del nostro paese, vogliamo che sia invaso sempre più da extracomunitari che hanno il diritto di essere soccorsi, ma a un certo punto noi non abbiamo più diritti in quanto italiani di ricevere quello che abbiamo dato con i nostri contributi. Quindi perché non risolvere a casa loro i loro problemi? Perché non smetterla con le guerre preventive e di aggressione ai popoli limitrofi? Perché non smettere di finanziare il Daesh, l'ISIS, e continuare ad accogliere i profughi quando si devono risolvere i conflitti esteri all'estero? Ecco, tutto questo non lo risolve l'italiano promedio votando sì. Bisogna cambiare modo di fare, non Costituzione. Che poi vogliono estendere l'immunità parlamentare anche a sindaci, politici minori non votati dalla gente, ma per delega. Quindi questo nuovo che avanza, cari amiche ed amici, avanza come la cena del giorno prima. Sono degli avanzi, non è che avanzano nella prospettiva politica, ma sono avanzati dal passato, come direbbe Stephen King, a volte ritornano. E quindi io vi consiglio di votare no. Comunque anche vi consiglio di andare a votare, perché in Italia un male che abbiamo endemico è che se ne fregano di andare a votare. Quindi la gente non va a votare né per il sì né per il no. E poi la politica li fotte. E poi loro, quelli che non vanno a votare, dicono: "Ah, ha vinto il sì! Buh, che schifo!" Oppure se vince il no: "Buh, doppio buh, che schifo! Ci troviamo male con il no che ha vinto." Invece bisogna essere maturi, bisogna essere responsabili ed assumersi le proprie responsabilità, i propri obblighi e i propri doveri. Perché se la gente va a votare, vinca il sì o vinca il no, se vanno a votare il 90% delle persone,
cosa che non succede oggigiorno neanche negli Stati Uniti, almeno se sia che vinca il sì, sia che vinca il no, la colpa non è degli altri, ma anche di chi ha votato. Quindi ognuno si può prendere le proprie responsabilità e pensare costruttivamente. Se invece la gente se ne sta attavarrata in casa, non va a votare, poi si può lamentare impunemente sia che vinca il sì, sia che vinca il no. E così è troppo comodo, care amiche ed amici, non votare, fregarsene per poi lamentarsi. Io vi consiglio di andare a votare, vi consiglio di votare per il no, però rispetto la vostra decisione se avete scelto di votare per il sì. L'importante è che andate a votare. Perché? Perché se la cittadinanza non va a votare, è come votare voto in bianco. E il voto in bianco significa che tu accetti qualsiasi cosa succeda. E se accetti qualsiasi cosa succeda, poi non ti lamentare se il sì apporta dei cambiamenti negativi al paese. Se ti senti pregiudicato dalla vittoria del sì. Oppure non ti lamentare se non vai a votare e vincendo il no ti senti pregiudicato dalla vincita del no. Scusate, fra un taglio e un altro è scappata un'inquadratura. Così avrete potuto vedere le mie Bermuda vecchie, perché io sono disoccupato. Vabbè, ve le faccio vedere. Ecco qua le mie Bermuda. Ma vabbè, voi vi direte e chi se ne frega. E infatti, ho dovuto togliere la batteria al cellulare Nokia Asha 302 perché si era bloccato quando ho finito lo spezzone. Parlando giusto della mia moda, trasandata, trascurata, tralasciata. Allora dicevo, la Costituzione come è stata scritta nel dopoguerra è semplice e la può anche capire un bambino. Adesso l'hanno aumentato il testo a dismisura, non la capisce più nessuno, neanche Renzi. Ma la cosa terribile è che quando era il centrodestra con Berlusconi a voler cambiare la Costituzione, Renzi e Benigni non volevano cambiare la Costituzione, anche Bersani. Adesso che ci prova il centro-sinistra, il centrodestra non vuole cambiare la Costituzione. Quindi negli ultimi dal dopoguerra a oggi, però soprattutto negli ultimi 20 anni, hanno fatto un ping pong fra destra e sinistra, quando la voleva cambiare l'uno non la voleva cambiare l'altro, perché ognuno si vuole arrogare il privilegio di cambiare la Costituzione. Invece, come è successo nel dopoguerra, la nuova Costituzione la devono fare in collaborazione tutte le forze politiche. Nel dopoguerra hanno collaborato fra gli altri, gomito a gomito, tanto Giorgio Almirante del Movimento Sociale Italiano, MSI, come Enrico Berlinguer del Partito Comunista Italiano. Oggigiorno non ci sono le condizioni per collaborazioni così vaste, trans ideologiche e trans partitocratiche. Ognuno si vuole arrogare la sua modificazione, ognuno vuole arrogarsi il privilegio di cambiare lui la Costituzione e non vuole che sia l'altro a cambiarla. E non si può fare questo. La Costituzione deve essere cambiata da tutte le forze politiche con collegialità. E poi quindi è meglio non cambiarla, a fare dei cambiamenti che solo una parte della società approverebbe, perché altrimenti ci troveremo dei seri conflitti sociali nel caso in cui nessuno dei cittadini poi alla fine accetti veramente i cambi costituzionali. Io veramente non so più come dirvelo. Ho fatto altri video al rispetto e questo probabilmente sarà il mio ultimo video riguardo il cambio della Costituzione italiana, perché basta, non voglio più parlarne. Io ho già ricevuto, come molti iscritti nell'aire, la busta.
che porterò prima del 1° dicembre, data ultima nella quale deve pervenire la scheda del voto con la busta nelle sedi dell'AIRE, nei consolati. Quindi io voto no. Vi consiglio di votare no, a voi italiani che residete all'estero, perché vogliono rovinare il paese. Comunque vi consiglio in ogni caso di andare a votare, tanto agli italiani residenti all'estero permanentemente, come a quelli che lavorano, studiano all'estero, come agli italiani che vivono in Italia. Votate no. Comunque, un'altra cosa, bisogna assumersi le proprie responsabilità. Quindi sempre meglio che non votare e votare. Se voi in piena coscienza volete votare sì, allora votate sì. L'importante è votare, perché poi succede che noi italiani ci lamentiamo sempre. Vince il sì e c'è chi si lamenta, vince il no e c'è chi si lamenta. Poi scopri che quelli che si lamentano non hanno votato per niente. Allora si sarebbero lamentati comunque, e non è bello, perché bisogna assumersi le proprie responsabilità ed accettare democraticamente il risultato delle elezioni. Se no, ci sta sempre tutto male, ci sta sempre tutto sul cazzo, vinca il sì o vinca il no, e non è così. Non perdete questa occasione di esprimervi, che avete in democrazia, di votare sì o no. Votate, mi raccomando, votate per difendere la Costituzione della Repubblica Italiana. Votate no, ma se volete votare sì, votate comunque. Tanto i soldi per fare il referendum si sono già spesi, centinaia di milioni di euro. Quindi è come aver organizzato una festa a cui nessuno ci vuole partecipare. Votate, votate no, ma se volete votare sì, votate sì, ma andate a votare. Mi raccomando, non potete mancare a questo appuntamento con la democrazia. Anche se andaste a votare sì, che io vi suggerisco di votare no, è vostro diritto votare sì come votare no, comunque andate a votare, perché non sia che dopo vince il sì per una manciata di voti che non va nessuno a votare, e voi che non siete andati a votare vi lamentate perché ha vinto il sì. O non sia che per una manciata di voti vince il no, che voi non siete andati a votare, e comunque vi lamentate che ha vinto il no. Fatevi un'idea ben precisa, assumete delle vostre responsabilità e votate, perché dopo tutti sono bravi a lamentarsi dei risultati che negli anni si vedranno, soprattutto quelli che non vanno a votare. Invece andate a votare. Io vi suggerisco di votare no, ma se voi volete votare sì, siete liberi di farlo. L'importante è che andiate a votare, che vadino l'80 o il 70% o il 90% degli elettori, non che vada il 20 o il 30%, perché altrimenti significa che agli italiani non gliene frega niente, anzi che non gliene frega un cazzo di quello che i politici fanno loro, e poi si lamentano che le cose vanno male, che hanno meno pensione, che si vive con insicurezza nelle città, che aumentano i crimini, che c'è una mala sanità, che le scuole vanno male, che le università vanno allo sfascio, che non c'è ricerca scientifica, che c'è disoccupazione, che abbandonano il campo, l'agroindustriale, che vogliono fare il ponte sullo stretto di Messina. Se voi non partecipate alla vita pubblica, vi impongono i politici come vivere. Quindi andate a votare, o sì o no, andate a votare. Io vi consiglio per il no, ma andate a votare, non statevene in casa. Perché a Genova hanno fatto gli astensionisti, e poi si sono tutti lamentati degli sversamenti di petrolio. Se avessero votato sì, non avrebbero avuto scuse. Se avessero votato no, avrebbero avuto ragione di lamentarsi. Invece se ne sono fregati, tutti zitti in casa, non hanno votato, e poi il giorno dopo sono dovuti scappare di casa, perché le malversazioni del crudo, le fuoriuscite di petrolio maleodoranti, gli intossicavano e gli hanno avvelenato
gli argini, i ruscelli, i fiumi, i campi coltivati, il bestiame, i frutteti, il mare, le spiagge turistiche. Quindi prima fregatene e poi soffri i risultati del tuo menefreghismo, del tuo astensionismo. Se sei convinto che devi votare sì, vota sì. Se sei convinto come me che devi votare no, vota no a questo referendum costituzionale, ma vai a votare. Non fai poi il coglione che ti lamenti vinca sì o vinca il no. Perché se no, allora sei d'accordo tu a giacere supino perché ti fottano i politici. Allora, con questa mia breve contribuzione, che sarà l'ultima, perché ormai mancano, perché gli italiani all'estero possano presentare i voti, forse 19, 20, un giorno, 10 giorni, 30, 31, mancano forse 13, 14 giorni, per votare all'estero, e mancano 19 giorni o meno per votare in Italia. Andate a votare a questo referendum. Non fate che il sì o il no vinca per un pugno di voti e poi voi avete il pretesto di lamentarvi comunque, vinca il sì o vinca il no. Se vi volete lamentare dopo, che poi bisogna vedere fino a che punto terranno conto del risultato elettorale, perché in Italia è sempre successo che vinceva il sì o vinceva il no, ne discutevano mesi, anni e poi non cambiava nulla. Ma se poi volete lamentarvi di qualcosa, a diritto, prima votate e poi vi lamentate. Allora, un saluto a tutte e tutti dal vostro Sant'Enchan. Di questo già non ne parlerò più, passerò un altro tema la prossima volta, ma mi stava a cuore. Ciao! Scordavo di dirvi, se volete che vi parli di qualcosa in particolare, proponetemi dei temi nella descrizione di questo video. Se volete che vi parli di qualcosa, di qualche tema che vi sta a cuore, o vi commenti qualche libro di qualche tema, o vi parli di qualcosa in particolare, o che vi risponda delle domande nei commentari di questo video. Proponetemi dei temi o fatemi delle domande, io cercherò di rispondermi nel mio prossimo video. Magari farò un FAQ, come FAQ, Ask and Question. Beh, domande e risposte. Farò un video di domande e risposte. Voi proponetemi dei temi, magari ne parlerò. Magari lo farò in forma di risposte, oppure farò un video dettagliato. Voi proponetemi temi dei quali vi piacerebbe che vi parli, film, telefilm, libri, eccetera. Un saluto, ciao.